Bentornati sul canale e siamo in Rose Street, una strada che fu costruita seguendo i piani di James Craig, che nel XIX secolo non era ancora una meta molto popolare, anzi era un po' una zona molto malfamata. E nel 1864 Principe Alfred, qui ebbe un incidente mentre giocava a racket, si fece un occhio nero e sembra una notizia di Lercio, ma non lo è. E questo ovviamente non contribuì a rendere brutta la nomea della via, però insomma ci fa capire che un bel pezzo di storia è passato da queste parti. Poi a partire dal 1960 le cose cambiarono, arrivarono le boutique, i negozietti, i posti per mangiare, ma soprattutto arrivarono i poeti, perché qui i poeti e gli scrittori venivano a mangiare, riunirsi e scrivere. E non per niente c'è questa strofa di questa famosa poesia che è dedicata proprio a Rose Street. E oggi, come potete immaginare, è una delle strade più iconiche di Edimburgo. E i turisti adorano venire qui e ne vedrete delle belle quando riapriremo questa estate. Qui troverete negozi di ogni genere, souvenir e quant'altro. E proprio su Rose Street è nato uno dei brand di biscotti più famosi di Scozia. Li avete mai mangiati? Ma io oggi perché vi ho portato qui? Ma per inaugurare questa nuova rubrica sui pub di Edimburgo. Alle mie spalle uno dei pub più iconici su questa strada e Edimburgo in generale. Siamo venuti da dirti Dix. Entrando vedrete comunque che rispetteranno tutte le cose per il coronavirus, quindi c'è un tracking, vi pediranno di lasciare i vostri dati così come il governo vuole. L'atmosfera all'interno è dark, cupa, i tavoli sono caratteristici, ogni sgabello ha il suo tartan e poi ci sono le sedie in legno e le candele che ti aspetteresti nei pub. Quando guardate con attenzione sono tutte bottiglie di whisky ormai vuote. Don't be a dick. Buy stuff a drink, we will do. Come menù riuscite a leggere, vi dico un po' di cose che potreste mangiare, tra cui ovviamente il fish and chips. Piatto che il mio accompagnatore oggi prenderà. Io prenderò questo panino vegano, perché sì, anche i vegani possono mangiare qui. Evviva! Ma guardate i nomi che hanno dato al menù. Adesso abbiamo vaccino jab, save lives, positive test, new strain. E soprattutto ci sono delle cose molto interessanti se volete condividere un tagliere. Ce l'hanno sia di carne che di formaggi che di pesce. Io sinceramente, fossi in voi, lo proverei. Ma soprattutto qui hanno questa cosetta qui, ovvero hanno il Mars fritto. Il Mars fritto è una sciccheria tutta scozzese dove hanno pensato, perché non aggiungere al cioccolato le calorie del fritto. Geniale, e quindi potete venire qui a provarlo. In più naturalmente non poteva mancare una pint, una pinta di birra. Una pinta di birra sono normalmente circa 600 ml di liquido delizioso. Andiamo all'assaggio, questa è una Heineken, ma potreste avere l'imbarazzo della scelta qui. Ma perché dirti Dix? Perché questo nome è quasi osceno per le nostre orecchie, che in realtà non ha nulla di osceno. Questo pub è dedicato ad una persona che proprio qui su questa via puliva le strade, Dick, il signor Dick, che spalava letteralmente la cacca dei cavalli e che sembra essere morto di povertà, malgrado per lui ci fosse una eredità ad aspettarlo, della quale però non ha saputo nulla fino all'ultimo dei suoi giorni. E gli hanno dedicato questo pub sulla strada dove ha lavorato attorno al 1850. Questo pub è del 1859 ed è qui da allora. Vi promettiamo un servizio gentile e cortese ad un prezzo ragionevole. Già solo per il legno, ragazzi, già solo per il legno. È pazzesco all'interno. E sulle mura troverete piccole chicche che vorrete fotografare. Ditemi se non è meraviglioso da vedere. Mi stanno dicendo che quella è una pistola vera. Dicono almeno. Quindi c'è proprio di tutto sulle pareti. Veramente, veramente di tutto. Cioè, ragazzi, c'hanno pure la pistola, ma soprattutto vi assicuro che all'interno di quel pub hanno fatto già amicizia delle persone che se erano sedute semplicemente a bere, ma grazie allo staff si sono trovate. E questo spero che possa accadere anche a voi quando verrete in Scozia, assaggiare un po' quello che vuol dire entrare in un pub e trovarsi un po' tutti fratelli, un po' tutti scozzesi, un po' tutti a voler stare insieme bevendo una pinta o due, cosa che Dick avrebbe adorato fare, ma purtroppo era troppo squattrinato per fare tutte le sere, quindi cercava sempre un po' di credito. E sulla parete non scordatevi di lasciare il vostro ticket qualora sarete venuti qui con il treno. Guardate quanti altri biglietti, quante persone sono venute qui, non potete immaginarlo veramente. E quante persone hanno lasciato qui gli occhiali? Una pipa. Non avete idea quante persone prima di voi sono state qui in questo pub, e ve ne andrete da qui con la sensazione di aver visto qualcosa di veramente scozzese, il cuore di Edimburgo. E questa in fondo è la parte del pub che preferisco,
la più cosy, la più accogliente. Guardate le lucine, i tavolini piccini. Questa è la parte del pub che davvero preferisco. Ma fra di voi qualche fan del whisky scozzese ce l'abbiamo? Perché qui avete whisky di tutti i tipi. Per esempio questo qui è buonissimo, ragazzi, provatelo. Magari uno shottino alla volta. Sono qui con il ragazzo che fa tra l'altro le insegne di questo pub, che sono bellissime, le grafiche che sono pazzesche, e ci darà qualcosa di più su questo pub. From Poland? Yeah, originally from Poland. From living Poland. Like in Scotland for half of my life now, but yeah, I think whiskey, all of this collection here, took my heart. And which one is the most popular here? Depends, like for local people, they like very smoky, heady whiskeys. Yes. So mostly like Isla or from Ireland. To be honest, tourists, they are very careful when they're choosing, so they prefer some sweet stuff. Yeah, I understand. Mostly for like Highlands or Speyside whiskeys. Yeah, and then we try to help them discover the whiskey. So we're trying to show the small testing methods, how to drink whiskey. Yeah. For example, like not many people know, it's good to drink whiskey with some water. Yes. Lots of people are like, oh no, water in my whiskey? No. Yeah, no. So, ma vogliamo provare a chiedere qual è la birra più venduta e il whisky più venduto in questo bar, così che la prossima volta possiate ordinarlo anche voi? In general, obviously, like lagers. Lagers. IPAs, but maybe because of the window it's hard to see, but a classic old school. Oh, I see. I can show you. Okay. That's pretty much like the old school way of drinking beers, because those beers, we're not using any cooler, it's a cellar temperature, so they're slightly warmer than, let's say, lager. But because of that, the beer is much nicer, because we're saying it's like a live beer, now it needs to settle, so the whole foam will go up. Wow. Vi suggerisco di seguirlo su Instagram perché fa delle grafiche veramente pazzesche, oltre ad essere appunto uno dei ragazzi che troverete qui. To be honest, I'm mostly proud of showing the of the one outside. Is this one here? Okay. So you've got Tom Waits. Oh, this one, yes, I saw this one before. This one is from last year. Last year, yeah, of course. The pub was closed, but we're gonna try to change them at least one a month. Questo qui è un fumetto molto popolare qui. It's in Scottish saying, like our moms. Bro scran, it means like our mom, very good. Like bro, it's the meaning of bro is like that. This is a Scottish word of being cool. Something is very good, cool, like, nice. Nice. And scran is a word of food. Oh, I see, ok, I didn't know at all, so thank you. Io, come avrete capito, non sapevo cosa volesse dire in scozzese, però ecco, ho imparato qualcosa anche oggi, un po' di scozzese che mi mancava. So dire pochissime parole, tra cui oui. Che poi è l'autore anche di questo, che dice acqua per il cane, oppure per persone molto molto basse, o per persone ubriache con dei veri piccoli standard che noi non giudicheremo. Allora, qui abbiamo fish and chips di circa 30 centimetri, patatine, e poi ogni pub che si rispetti il fish and chips lo serve con patatine e piselli, mentre per me appunto un bel panino vegano. Vediamo com'è. Assaggio delle patatine, molto buone, salate al punto giusto, ma adesso mi mangio il panino. Ecco, il panino è duro da prendere con una mano sola, però ci proviamo, ok? È molto molto buono e la salsa barbecue lo esalta tantissimo, quindi io ve lo consiglio, è super approvato. Proviamo questa birra della quale ci ha tanto parlato, vediamo com'è. Come ci ha spiegato, è più calda rispetto alle altre, però è molto buona e sa appunto un po' di limone. Ve la consiglio? Sì. Queste sono cose che vanno provate, perché altrove non le trovate mica. La pinta è finita, quindi direi che è finito anche questo video. Spero che questo primo appuntamento sui pub di Edimburgo vi sia piaciuto. Ci vediamo settimana prossima, di mercoledì e di venerdì. Iscrivetevi al canale, attiva la campanella e ci vediamo dappertutto nell'internet. Io avrò una birra in mano.